tu chi sei? Cosa ci fai qui? Mi chiamo Prisca. Stavo cercando un bel posto dove stare. Dicono che qui, tanto tempo fa, gli antichi romani venivano per riposarsi, fare ginnastica e nuotare in piscina. È vero. Queste sono le terme di Diocleziano, le più grandi terme dell'antichità, e oggi c'è un museo. Un museo? Un museo è sempre un bel posto. Ci trovi i reperti, le cose che gli archeologi hanno scoperto scavando. Reperti, hai detto? Tipo questo? Sì, tipo quello. Si chiama urna. Tanto tempo fa era in una tomba e dentro c'erano delle ossa. Ah, beh, comunque è troppo piccola e scomoda. Bello questo! Oh, ma è duro! Credevo che fosse un tappeto, invece con tutti questi pezzettini duri! In effetti è come un tappeto, ma è fatto di pietra e si chiama mosaico. Mi piace. Oh, quante statue! Ma è normale che siano tutte rotte? Certo, queste statue sono state fatte tantissimo tempo fa e sono state trovate dagli archeologi. Carino questo! Come hai detto che si chiama? Questo qui è un capitello. È una decorazione che si mette in cima alle colonne, come quella su cui stai camminando ora. Se ti guardi intorno ne vedrai parecchie. Questo giardino, circondato da tante colonne, addirittura quattro, è stato costruito qui, nelle terme di Diocleziano, mille anni dopo i romani, da un artista famoso chiamato Michelangelo. Fa freddo qui dentro! Cos'è? Si chiama sarcofago, serviva per i morti. Ma no, è solo un cippo, una grande pietra con delle parole scritte sopra. Al tempo dei romani serviva a dire dove si doveva buttare la spazzatura. Ehi, ma dove vai? Va meglio qui, eh? Da qui puoi andare nella piscina delle antiche terme. Come è tutto grande! Ma cosa sono quelle cose bianche? E dov'è l'acqua? L'acqua non c'è più, e neanche tutte le statue e le colonne colorate che erano sopra quelle cose bianche tantissimo tempo fa. Sotto la luce del sole tutto scintillava, riflettendosi nell'acqua come in un grandissimo specchio incantato. Bello questo posto, ma ora sono stanca. Vado a vedere che altro c'è. Che c'è qua dentro? Diomedes calzolaio. Adrastus fornaio, Felix giardiniere. Quante persone, quante storie avranno da raccontare quelle pietre. Ma ora sono troppo stanca per ascoltarle. Lo farò un'altra volta.